Oggi vi narreremo la storia di Hirokazu e del suo amore durato oltre i confini della morte. Il sumo è un'arte giapponese molto famosa. I suoi praticanti seguono uno stile di vita molto duro fin dai tempi delle scuole. Non è solo un combattimento, è la scelta di una vita. Hirokazu iniziò a seguire la via del sumo durante le scuole medie e grazie al suo costante impegno, già da giovanissimo divenne un lottatore professionista, non raggiungendo tuttavia mai la fama. Aveva quasi 20 anni quando conobbe una ragazza della stessa età. I due si innamorarono l'un l'altra immediatamente, ma il carattere timido ed il costante impegno profuso nel sumo di Hirokazu impedirono ai due di stare spesso insieme. Nonostante la ragazza lo seguisse sovente nei suoi tornei e gli avesse dichiarato di volerlo sposare presto, i due decisero di aspettare per coronare il loro amore. Lei aveva 20 anni esatti quando un giorno lo andò a trovare dopo un torneo che lui perse, durante il di lui periodo di riposo. Prima di salutarsi in modo che Hirokazu potesse tornare ai suoi allenamenti, lei gli disse che sarebbe tornata a Osaka coi genitori, anch'essi venuti in viaggio con lei. Sarebbe tornata usando lo Shinkansen, il treno super veloce che collega Tokyo, dove lui si trovava, con Osaka. Gli promise di telefonargli appena arrivata a casa, ma quella chiamata non giunse mai. I compagni di Hirokazu stavano guardando la TV nella sala comune del ritiro, quando giunse la notizia di un aereo sulla rotta Tokyo-Osaka precipitato tra le montagne. 520 erano i passeggeri, molti erano morti, altri al momento dispersi. Vennero resi noti i nomi, di modo che la popolazione aiutasse nelle ricerche e nell'identificazione dei cadaveri. I nomi della ragazza e dei suoi genitori vennero annunciati. I compagni corsero da Hirokazu, ma egli rifiutò di accettare la verità. La sua ragazza non aveva preso l'aereo, era sul treno. Provò e riprovò a telefonarle. Nessuno mai rispose alle sue chiamate. Dopo l'identificazione dei corpi, Hirokazu ricevette alcuni effetti personali della ragazza, tra cui un album di ricordi. La giovane aveva collezionato ogni articolo o foto riguardante il suo fidanzato, scrivendo come note i suoi sogni, speranze e i migliori auguri di riuscire nel suo sogno. Hirokazu non si perdonò mai di non averla sposata quando ne aveva avuto la possibilità. Ogni anno da allora visitò la di lei tomba nel luogo dell'incidente, in concomitanza del compleanno della sua fidanzata. Si impegnò anima e corpo nel sumo per non vanificare la perdita, ma non divenne mai Yokozuna, ovvero campione. Si ritirò piuttosto giovane, aprendo un piccolo ristorante ad Osaka. A causa di un ictus, perse quasi del tutto l'uso della parola e faticò parecchio per acquistare una mobilità autonoma. Tuttavia non smise mai di presentarsi al cospetto del luogo dove la fanciulla era morta, compleanno dopo compleanno. Morì, che aveva appena 50 anni, solo. La giovane era stata la sua prima ragazza, il suo primo amore, ed era stata anche l'ultima. Amici ed ex compagni del sumo affermarono che da morto aveva un aspetto sereno. Finalmente poteva ricongiungersi col suo amore. Questa è una storia vera. Certo, qualcosa potrebbe essere stato romanzato, ma è sicuro che Hirokazu abbia amato per tutta la vita la sua unica ragazza, visitando ogni anno la sua tomba. Era il 1985 e ancora esisteva il vero amore.